Oggi vogliamo andare a testare, io e la mia mogliettina, l'hamburger che si dica essere il più buono di Milano. Adesso entriamo e valutiamo. Il posto in questione è Burgers. Ok, si presenta così. Questi sono i due menu. Il mio è quello doppio. Mettiamo a favore di luce così si vede bene. E sembrerebbe molto molto carino, molto umido. È fatto bene. Proviamo, passiamo all'assaggio. È super cremoso, è morbido, è umido. A miseria, proprio qua. Il pane però è un po' freddo. Guarda, guardate che roba. Che roba. I patatini sono qualcosa di fantastico. Non ancora la buccia, no? Ma sono super crocanti. Ok, secondo round. Bello, bello. Un po' sfogatino perché stavo dicendo, questo è il Big Burgers, da non confondere con quello di prima che era l'Hamburgers. Guarda che roba, wow, questo è ancora più buono. Buonissimo. Il miglior hamburger di tutta Milano. Basta. Ci vediamo dopo per le conclusioni. In conclusione, è realmente l'hamburger più buono di Milano? Secondo me sì. Le uniche pecche sono che è molto piccolo. Non ti danno salviette umide per lavarti le mani, non c'è un bagno, il che è abbastanza scomodo, o se sì, io non l'ho visto. L'altro discorso è che non è così a buon mercato, nel senso che due menù, uno tutti e due normali o medi che sia, io però con la doppia carne, mia moglie con quello singolo, 24 euro qualcosa. Non è poi così poco, il secondo panino l'ho pagato 8,90, 8,70. Ragazzi, ovviamente nessuno mi sta pagando per dire questa roba qua, è una mia semplice opinione. Se passate da Milano, andate perché secondo me ne vale davvero la pena. Ci vediamo al prossimo Food Advisor o Food quel cacchio che ci pare. Ciao!